the city to Brazil. It even gets you hot in your home. It's the city to Brazil. I said, blow your top. Nell'ambito di Alta Roma in Town, un'iniziativa importante che vedrà impegnata la città per i prossimi giorni e soprattutto per ModArt Roma International. Mi sentite? Mi sentite bene? Per ModArt Roma International. Ci saranno, questa è solo un'anteprima per voi, per la stampa, per gli invitati intimi, una chicca, una preview di quello che poi ci sarà la settimana prossima con tre giorni intensi, il 31, l'1, il 2... con buyer, addetti ai lavori, stilisti, fotografi, modelle, quindi un vero contenitore per gli amanti del web. Devo dire che loro due di bello se ne intendono perché hanno coinvolto numerosi altri attori in questa iniziativa importante. Abbiamo anzitutto dalla parte dell'Uzbekistan l'associazione Progetto Angeli con il rappresentante, il tesoriere e Aida soprattutto, che grazie Aida che ha
qui in esclusiva per noi portato degli abiti della sua collezione privata e anche grazie agli amici di altri collezionisti e stilisti. Gli abiti sono molto particolari e soprattutto alcuni si riprendono alla cultura sveca nel disegno, nella trama, soprattutto quelli in fondo. E vedo che anche qualcuna anche delle nostre, questi qua, sì, sono fatti con qualcuna la delle nostre ospiti le indossa, sì, come lei. Sì, sì, perché sono dall'Uzbekistan che vivono qua. Sono stoffe diverse da Samarkand, perché la Samarkand è famosa e ha anche i vessetti proprio veri, quelli di Samarkand. Poi c'è Bukhara, poi ci sono diversi disegni, ma è proprio, sono specifici uzbeki. Ecco, io volevo mostrare una mia collezione privata, cioè le abiti personali, che l'ho chiamato principessa tra Asia e Europa. Bene, grazie. Tutto questo anche grazie all'appoggio del console Vega, che sarà sì, qui nei prossimi giorni. E abbiamo soprattutto un altro gruppo su quella parete, potete vedere, International Association for Cultural Diplomacy Paris, con Giulia Benetti. Sì, Giulia Benetti. La Benetti Giulia, ecco, la vieni, non fare la linea, che porta più di 10 artisti da ogni parte del mondo. È veramente un progetto, se lo guardate con attenzione, veramente ricco di contenuti, perché sono artisti da ogni parte del mondo. Prego. Sì. Hello, we are from Paris. I'm the president of this International Cultural Association, and our painters, they are here. There is Caterina Bliss coming here, Natalia. Ecco, sì. Loro sono basati a Parigi, ma hanno energie che provengono da tutto il mondo. Ed è la prima volta qui a Roma, mi pareva di capire. First time for you in Europe. Yes, that's right. It's the first time, and it's a great pleasure for us to participate in this exhibition. And thank you very much for organizers from all the world. Well, thank you. And thank you're welcome. You're welcome in Paris too, from all of us. Thank you so much. Se potete introdurre, non so. Com'è? Se potete introdurre. E voi sì. Ma tu sei, sì, che ha detto la signora? Sì. Sorry, madam. Can you repeat, please? No. Per l'iniziativa che qui al museo, sì, special visit and exhibition here in this museum. This is a very important position. Yes, that's right. And for us, it's a great pleasure because you have some connections with UNESCO too, and for us, it's very important to be here today. Due parole doverose per, thank you, it's a pleasure, thank you, madam, doverose per il luogo che ci ospita. Venanzio Crocetti, nato nel 1913, morto nel 2003 a 90 anni, ma lui a 5 anni già aveva ricoperto le pareti di casa sua con del carbone, disegnava da piccolo. A 12 anni già è orfano di padre e di madre, ma a 15 anni si trasferisce a Roma. A 20 anni espone già per la prima volta con la Biennale di Venezia, a 20 anni. A 33 anni prende la cattedra, gli viene definitivamente assegnata la cattedra di scultura presso l'Accademia di Venezia, quindi diciamo che e ha operato per un'intera vita, celebre per aver fatto le porte presso San Pietro, le porte sante, tante sculture. Se ne avete tempo e modo, approfittate per visitare il museo, di questo dobbiamo ringraziare. Io volevo solo dire, le opere le vedete, quindi non mi dilungo su Manhattan Transfer, tanto siamo qui, ne abbiamo fatte di tutti i colori su questa parete, ma sono felice di essere con voi, perché la mia ricerca sul costume, sulla maschera e sul costume, lega proprio vicino al mondo della moda. Di recente avete visto con il buon Armani, lo posso citare, Armani? Sì, certo. Ha fatto il rondò armaniano con la sua ultima collezione, ha ripreso l'Arlecchino con delle linee, con delle losanghe, dei rombi molto netti, perché lui dice la matita è come il nero, con questa idea di carnevale veneziano. E il mio auspicio è che il carnevale, che sempre più si sta perdendo, perché siamo più vicini ad Halloween, più vicini a Black Friday, più vicini a tutta una serie di cose che continuamente provengono dall'altra parte dell'oceano, spero che questo carnevale possa essere vivo. Una volta le sale del ballo dell'Europa erano ricche di questi abiti tutti i giorni dell'anno, cioè la peste in maschera era ricorrente, era
un evento, erano eventi ricorrenti. Io mi auguro che si possa tornare a questo antico costume per dare dignità e importanza al vostro operato, perché c'è tanto bello, e tanta attenzione e tanto lavoro. Grazie, grazie. 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 Complimenti per le opere. A proposito, io ho una sorpresa per voi. Ovviamente, Scusate, stavo dimenticando, ovviamente tu sei oro nel mio codice di oro. Ah, ok, grazie. Lo scartiamo così facciamo una grazie. Ti vedevo rossa e la vedevo un po' nelle foto. Grazie. Vai, grazie. Vai. Dai. Sì. Wow. Ovviamente sta costretto, comincio anch'io, vedo che mia moglie ha fatto quel disegno che hai con quei cuori santi, tipo cuori della misericordia, in quel vestito. Quei cuori dell'ex volevo proprio un ricatto. Grazie, veramente. Eccola qua, bellissima. E qui abbiamo lei. Ok. E lei invece ha questo abito con l'oro e il nero. Prego. Cioè, sono io. Certo, allegoricamente sì, figurativamente sì. Grazie mille. Con la frangetta, grazie. Che è l'elemento. Grazie mille. Distintivo. Ho fatto la stessa misura perché ho detto qua un attimo che sbaglio. Grazie di essere venuti, che siete parte di questo bellissimo spettacolo culturale internazionale, e se volete un attimo un po' degustare delle cose che ho preparato per voi, benvenuti. Grazie. Grazie.